Dibattiti, cultura, sport, spettacolo, giochi e gastronomia. Per il sesto anno consecutivo l'Associazione Sviluppo e Lavoro di Brindisi propone una festa che rappresenta un importante momento di confronto e socializzazione. Appuntamento dall'8 al 14 settembre nel Parco Maniglio del quartiere Bozzano con novità e iniziative di richiamo, specie per la trattazione di argomenti di grande attualità e significato per il territorio. Beh, come al solito noi ci sforziamo sempre di migliorare rispetto all'anno precedente. Poi questo lo potremo valutare dalla partecipazione dei cittadini, ma soprattutto dai temi che saranno poi affrontati assieme ai rappresentanti istituzionali nazionali, regionali e comunali. Noi abbiamo ritenuto di dover mettere al centro del dibattito due o tre questioni importanti: lavoro e occupazione, che voi sapete benissimo è quello più sentito dalla gente, il problema della sanità e il problema dell'assetto del territorio, del PUG, piano urbanistico generale, e anche il piano della costa, perché è uno dei temi che in questo momento ha bisogno di essere approfondito. E abbiamo chiamato attorno a questi argomenti i rappresentanti istituzionali più deputati a parlare con noi, ma soprattutto con il pubblico. Credo che alla fine della festa noi saremo in grado anche di proporre all'amministrazione comunale una piattaforma sui punti importanti emersi da dibattiti. Non è un caso che abbiamo invitato alla nostra festa, come è nostro solito, tutti i consiglieri comunali, tutti gli assessori, e mi ha fatto piacere che il sindaco quest'anno sarà della partita e anche lui avrà possibilità di dire le cose che ritiene di dover chiedere ai rappresentanti. Mi sembra anche corretto e doveroso fare questo. Questa sesta edizione arriva in un momento molto particolare sul piano politico a livello nazionale e locale. Abbiamo pensato anche a questo, soprattutto a livello nazionale e locale e regionale, dico io. Contrariamente a tutti gli altri anni, che Vendola ha concluso le nostre feste di fronte a tantissimi cittadini, quest'anno abbiamo deciso nel mezzo della festa, il giovedì, di far intervistare Vendola e Stefano, il senatore Stefano, da Attilio Romita, che è il responsabile dei servizi televisivi regionali, perché riteniamo un passaggio di consegne ideale tra Vendola e Stefano, tenuto conto che Stefano è candidato alle primarie per fare il presidente della regione. Secondo me ne ha tutti i titoli e le capacità, e proprio da questa intervista noi vorremmo sapere qual è la strategia e soprattutto qual è il pensiero di Stefano nel continuare un'esperienza di Vendola. Cosa rappresenta sul piano strettamente personale per Giovanni Brigante questa festa insieme con tutte le altre iniziative promosse dall'associazione? Beh, per noi rappresenta un confrontarsi con i cittadini, che ormai è cosa rara, non succede quasi mai. All'infuori della nostra organizzazione non vedo altre associazioni, partiti o altro che si confrontano pubblicamente in una piazza con i cittadini. Questa è stata sempre la nostra ambizione, quella di confrontarci, subire anche molto spesso le critiche, ma avere anche suggerimenti per il ruolo che poi noi dobbiamo svolgere nell'istituzione. Questa è la cosa importante dalla quale non si può prescindere.